Sì, abbiamo visto il cane, già uno nero. Ciao Laura e ciao Tony, c'era questa cagnolina che è stata abbandonata, l'ho presa io, le ho dato da mangiare, siccome non avevo un posto dove metterla, è stata sempre qua sotto la mia porta. Poi è rimasta incinta, ha fatto dei cagnolini e l'ha portati lontani da me. E io da settembre mi sono presa cura di questi cagnolini, io e un'altra ragazza, per andare da mangiare, per dargli da mangiare tutti i santi giorni. Un cucciolo è morto, non sappiamo come. Si è avvelenato e quest'ultimo è stato investito da un'auto che passava dalla strada. Lui è corso e è stato investito, purtroppo. Ho chiamato varie associazioni, ma nessuno mai è venuto incontro a noi. Gli unici che ci hanno risposto siete stati voi, fortunatamente per loro più che altro, anche per me. E la cagnolina è stata presa, è stata portata in un canile e loro sono rimasti qua perché non sono stati capaci a prenderli, li volevano catturate da noi. Ora ti lascio là. Sì, certo. Ragazzi, la lascio qua. La lascio qua dentro. Guardate che bella cucciola che ho trovato, eccola qua. Questo è un randagino di quelli là abbandonati. Questa me la porto a casa però.
Sei bella. Solo tranquillizzare, ma se noi riusciamo a prendere la sorella, lei è quella zoppa, ma riesce a spostarsi piuttosto bene e quindi non sarà facile riuscire a prenderla. Proviamo con i booster. Thank you.
questa dovrebbe essere la sua tana, ma una delle sue tane, perché sì, qua possono fare sono più quello che vogliono. Nascondigli qui. Restiamo qui. Ok, ma con te mi sta bene restare qui, dai. Ciao.